Allora, mi trovo qui oggi a Imperia a presentare il mio libro in questa veste un po' strana, perché in realtà poi non è che ho mai fatto lo scrittore, avevo questo manoscritto che poi non è scritto a mano, ma è scritto col computer circa 18-20 anni fa, che è stato pubblicato dal più giovane editore italiano, quindi il più antico scrittore che è venuto fuori adesso, perché poi non è che faccio lo scrittore, faccio il comico. Ha deciso questo ragazzo, Francesco Giubilei della Historica, di pubblicarmi questo romanzo, che è un romanzetto che oggi presentiamo qui, che si intitola Il Frammento. Per me è una cosa nuova, questa è la terza presentazione del mio libro che faccio, e però mi sta piacendo, perché oltre a fare il comico, che l'ho sempre fatto fino adesso, mi trovo adesso a fare anche lo scrittore, che deve spiegare un po' i motivi reconditi che mi hanno portato a scrivere questa storia. Vengo da una generazione dove la droga era pesante, perché quando ero ragazzino, 14-15 anni, ho visto, per fortuna e grazie a Dio, questo lo dirò sempre, non mi ha toccato personalmente, perché la mia famiglia mi ha indirizzato bene, e soprattutto parlo di droga perché quella è la piaga che è tuttora, oggi ha cambiato connotazione, ci sono vari tipi differenti, però comunque la droga è droga e comunque è qualcosa che nuoce gravemente alla salute, questo lo dice il farmacista, perché sono anche farmacista. Scrivevo e studiavo di notte, adesso che ho un po' un'età, siccome mi prende la Biolco la sera, preferisco il mattino, quindi secondo me dipende dall'età. Sono di Imperia e partecipo ogni anno, vengo quantomeno a sentire gli autori che mi interessano, perché trovo che sia uno scambio molto bello di idee, proprio una possibilità per me di ampliare un po' il mio punto di vista, la mia finestra personale. Allora, sono di Torino, sono venuto qua perché sono ospite di un mio amico che abita qua a Imperia e sapevo che c'era questa manifestazione, ho avuto piacere di venire a visitare. Perché lui e Corrado Guzzanti mi piacevano tanto ridere, sono cresciuto con loro, con la loro comicità.